Roma, dove nei nostri studi c'è Fernando Napolitano, che è l'amministratore delegato di Italian Business and Investment Initiative. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno grazie a voi. Per essere qui con noi, innanzitutto grazie per averci raggiunto. Dunque, la sua organizzazione è un'organizzazione no profit con sede a New York che favorisce l'incontro tra le start-up e le piccole e medie imprese. Un'attività che in questo periodo come va? Ma l'attività è ovviamente è una parte dell'Italia poco conosciuta. L'attività va molto bene, come sappiamo in Italia c'è un grossissimo fermento di start-up e in particolare noi promuoviamo il livello high-tech. Noi in Italia abbiamo una qualità della nostra ricerca e sviluppo che non è inferiore a nessuno in settori molto importanti come il biotech, materiali avanzati, chimica, ingegneria. E quindi noi ogni anno organizziamo tre riunioni, due a New York e una a San Francisco, dove portiamo queste aziende con un tour di 3-4 giorni in cui possono conoscere gli ecosistemi locali, ai fini dell'espansione commerciale, finanziaria e ovviamente alla ricerca dell'exit strategy per i propri investitori. In questo momento, secondo lei, la crisi aguzza l'ingegno a livello di start-up? Qual è la situazione? Ma la start-up ovviamente è la parte vitale della nostra economia. Noi siamo diventati una grande economia perché dal dopoguerra in poi ci sono stati dei signori e le signore, sono svegliati la mattina, creavano qualcosa in giro per il mondo con successo, che è quello che ci tiene su. Parlavate precedentemente nel servizio della forza dell'export. Le start-up non sono altro che una nuova evoluzione della forza dell'Italia, che ovviamente poggia con questa generazione su un capitale umano estremamente qualificato e che quindi propone al mercato e ai mercati delle soluzioni estremamente innovative. È partita per esempio questa settimana la nuova borsa di studio del 2014 che svolgiamo in cooperazione con l'ambasciata americana, la commissione Fulbright e Invitalia, in cui noi prendiamo i migliori scienziati italiani, li portiamo in California, studiano imprenditorialità, lavorano in una startup per 6 mesi, ritornano in Italia e creano la propria azienda. Noi ne abbiamo mandati 60 negli ultimi 5 anni, creati 26 aziende di tipo globale. Quindi abbiamo un'evoluzione estremamente interessante che vuole, almeno nelle nostre ambizioni da San Francisco e New York, essere uno strumento di cambiamento di una generazione in termini positivi per dare ovviamente una possibilità concreta a queste generazioni per creare la propria azienda. Qual è l'accoglienza che viene riservata negli Stati Uniti alle nostre start-up, alle nostre iniziative imprenditoriali? L'Italia, come sappiamo, ha un franchise straordinario negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti principalmente è conosciuta per le famose 4F, Food, Fashion, Furniture e la Ferrari. Quindi noi stiamo promuovendo un segmento nuovo che desta curiosità. Il businessman in generale è una persona estremamente laica, quindi non è che ha una particolare predilezione per quella origine o questa. Certo, avere dall'Italia società forti nelle tecnologie desta un grande interesse, come per esempio desta un grande interesse la nuova iniziativa che abbiamo lanciato quest'anno, febbraio 2013, e ripeteremo nel febbraio 2014, il 28 febbraio, dove abbiamo creato un nuovo forum dedicato all'Europa e all'Italia, proprio per promuovere un concetto differente di Europa, non l'atomizzazione che si percepisce, ma la più grande area economica del mondo, che è in fase di evoluzione. Sappiamo che sono oggi in discussione i trattati commerciali che hanno l'obiettivo di aumentare di 1% il prodotto interno lordo, e tutto questo genera un movimento degli investitori, quantomeno un interesse che ben si sposa con le recenti iniziative del governo italiano che mirano con Destinazione Italia a attrarre questi investimenti. Crede che il piano Destinazione Italia, il pacchetto di misure contenuto in Destinazione Italia sia sufficiente? Io credo che la cosa più importante che sia con gli investitori sia certezza, cioè qualsiasi cosa si dica, si mantenga e nel breve periodo. Quindi io credo che lo sforzo che il nostro Paese, il Governo ha fatto nel uscire con un approccio unico di differenti ministeri, dallo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio agli affari esteri, credo che sia un'ottima notizia. Da un punto di vista però dell'attrazione stessa bisogna avere regole certe e di nuovo qualsiasi cosa si promette bisogna mantenerla. Quindi io credo che siamo
nella direzione giusta. Credo che l'Italia, ed è quello che noi vendiamo, la equity story che noi vendiamo tutti i giorni negli Stati Uniti, che l'Italia è uno dei paesi più attraenti del mondo proprio perché è in transizione, cioè avere la capacità di vedere il lato positivo della crisi. Abbiamo una grande manifattura, un grande export, grande ricchezza nazionale, grande capitale umano, e questo ovviamente spiegato con i numeri, cosa che facciamo poco, perché noi siamo famosi per il debito, non si sa per esempio che siamo uno dei pochi paesi virtuosi sul deficit, comincia a destare interesse, un interesse che credo nei prossimi mesi, nel prossimo anno possa portare questi investitori a guardare e quindi a investire in Italia. Il rischio che nei prossimi mesi si vada alle elezioni, un rischio che è stato scongiurato dal Presidente della Repubblica giusto ieri, ma che però rimane sullo sfondo, potrebbe allontanare gli investitori esteri? Cos'è che temono di più loro del nostro Paese? Guardi, noi abbiamo due sfide. La prima sfida è una sfida di comunicazione. Comunicare meglio il nostro Paese? Dunque, noi, non sfugge a nessuno che noi rimaniamo l'unico paese isolato nella propria lingua, non abbiamo nessuno strumento di comunicazione in inglese dall'Italia, quindi noi fondamentalmente non partecipiamo al dibattito su di noi, e questo rimane un punto debole straordinario. Il secondo aspetto, quello che lei chiedeva delle elezioni, i mercati scontano, cioè prevedono. È chiaro che noi abbiamo una fama peggiore della realtà, proprio perché non parliamo. Noi siamo quelli che i corrispondenti esteri, in totale e legittima fede, vogliono che noi siamo, e quindi i mercati sono sempre disponibili ad accogliere novità verso stabilizzazione e quindi creazione di ricchezza. In una condizione data delle elezioni cosiddette al buio, certamente potrebbero innervosire i mercati, perché questo governo sta facendo una serie di azioni che hanno bisogno di una certa continuità. Quindi l'elezione per sé non è un elemento di paura, perché fa parte del processo democratico. Quando noi la faremo e se la faremo, una piccola accortezza è quello di approntare uno strumento di comunicazione massiccio, importante, verso i mercati, che spieghino la nostra situazione in una maniera migliore e non lasciare che altri la spieghino per noi. L'Expo può essere un'occasione di rilancio per il nostro Paese, viste anche le sue considerazioni sulla nostra immagine, potrebbe essere un volano, un grimaldello a cui appigliarci per rilanciare l'immagine, l'economia e quant'altro? Guardi, l'Expo, io credo che l'Expo, come tutte le occasioni in cui c'è una convergenza di interessi e un'attrazione di folle e capitali, sia sempre un'ottima occasione. Io spero che nei prossimi mesi noi si riesca a posizionare questo Expo come un avvenimento europeo / nordafricano. Dico questo perché per suscitare l'interesse, e parlo sempre degli Stati Uniti, è sempre importante avere delle informazioni muscolari. Una cosa è dire che c'è un Expo che succede a Milano, una cosa è dire che c'è un avvenimento europeo di un'economia che di 17 trilioni di dollari, più il Nord Africa, che sono i mercati futuri, che succede a Milano. Quindi se il posizionamento andrà in questa direzione, con questi numeri e con questo volume, sicuramente sarà un avvenimento di estrema soddisfazione. Se noi lo posizioniamo unicamente come discorso italiano, corriamo il rischio di avere tutti gli aspetti negativi che citavo poc'anzi. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti? Il 28 febbraio si terrà a New York il secondo summit L'Italia incontra gli Stati Uniti. Che cosa volete fare e cosa volete raccogliere? Allora, noi vogliamo raggiungere con questo summit, che è il secondo, come ricordava lei, due obiettivi fondamentali. Il primo, riportare l'Italia in Serie A, cioè portare l'Italia a parlare, a interloquire con quegli opinion maker, investitori americani, per le potenzialità che dimostra. Il secondo, vogliamo portare più Europa, e mi riferisco al ragionamento che facevo poc'anzi. Noi faremo un evento che sarà moderato da Fariz Zakaria, un vostro collega giornalista della CNN, uno dei migliori giornalisti degli Stati Uniti, e avremo ovviamente il nostro commissario europeo per l'industria e l'imprenditorialità, Antonio Tajani, più una serie di amministratori delegati americani e europei, per dibattere due argomenti. Il primo, il futuro dell'Europa e degli Stati Uniti in vista dei trattato commerciale che si chiama TTIP,
che si dice si vuole approvare per fine dell'estate prossima, prima del midterm americano. Questo è un aspetto di straordinaria importanza perché in un mondo che si va regionalizzando, Stati Uniti e Europa hanno una grande opportunità di reimporre la propria leadership economica e quindi anche geopolitica. All'interno di questo posizionamento e di questo ragionamento proporremo ovviamente insieme a Invitalia, che è oggi il soggetto attuatore degli investimenti, una serie di proposte agli investitori del perché l'Italia e perché guardarla. Quindi da una parte portare più Europa e riposizionare il nostro paese, dall'altra parte spiegarlo per attirare investimenti. Io ringrazio molto Fernando Napolitano per essere stato qui con noi, quindi ovviamente l'invito è per gli inizi di marzo, dopo il 28 febbraio, quando ci racconterà che cosa poi appunto avete fatto a New York. Grazie mille.